famoso. Gli volevano tutti bene, era riuscito a farsi voler bene da tutti, sia dagli abitanti del borgo, dagli abitanti di Alassio, ma anche dai turisti che venivano, lo incontravano qui, particolarmente in questa piazza, qui un po' più in là, da tutte le parti, però era un punto di riferimento. Però è anche vero che era facile, erano di quelle persone a cui è facile volere bene. I ragazzi, anche quelli che adesso hanno oltre 40 anni, lo chiamavano semplicemente Tommy. Ecco, i ragazzi sanno scegliere le persone, i ragazzi col cuore decidono quali sono le persone speciali. E Tommaso era una persona speciale. Ecco, noi abbiamo desiderato che lui rimanesse ad Alassio e ringrazio anche la comunità francescana per avere esaudito, per aver collaborato in questo desiderio che noi abbiamo avuto. E questo perché lo abbiamo fatto? Perché vogliamo pensare che essendo più vicino, lui vegli ancora di più sulla Alassio e sul Borgo Coscia che lui tanto amava. Ecco, arrivederci, padre Tommaso, permettimelo. Ciao Tommy.